persona, lo scrive il popolo. La riscrittura del DNA va fatta da chi ce l'ha il DNA, non va fatta da un capataz o da un gruppo di capatazzi, di Lenin, che si mettono loro. E quello è stato il disastro delle rivoluzioni comuniste. Allora dice, adesso vi riscrivo il DNA. E anzi, chi non se lo fa riscrivere, qui c'è il Gulag, che erano centri di rieducazione. Comunque, senatore, io volevo far rilevare un principio. È un bel vocione, ma se vuole il microfono. No, sentiamo. Quando si fa una diversificazione fra quello di destra, quello di centro e quello di sinistra, si affermano, in definitiva, diciamo, parlando sotto un profilo economico-politico, si afferma quanto lo Stato si inserisce nei problemi che sono riservati al privato. Perché la vita dello Stato la fa il privato e in particolare lo fanno le aziende che creano il reddito e distribuiscono il reddito ai cittadini e ai lavoratori ed altro. Dico, a un certo punto, quando si allarga questo concetto, si va verso destra, si chiama, perché si pensa che la destra sia quella che raccoglie di più quelle persone che già si sono fatti e si sono affermati, diciamo, nella loro attività economica. Quindi, secondo, a mio modesto avviso, quando c'è stato, per esempio, la rottura del muro di Berlino, che cosa la gente ha capito bene? Ha capito bene che il comunismo era morto non di morte così eccezionale, ma di morte naturale, perché il comunismo, perché i poveri russi erano rimasti poveri e si vendevano per un paio di jeans, si vendevano, e a un certo punto avevano delle ricchezze che si potevano dire e quantificare quasi come quelle americane. Nonostante tutta questa ricchezza, non c'era la possibilità, diciamo, di vedere una risorsa nuova e forte del popolo. Cosa voleva dire? Voleva dire che non esisteva e non si era, la società non era stata istruita e non era stata, non aveva, diciamo, quel concetto quel concetto produttivo, quel concetto che diceva come si doveva fare ad amministrare una nazione, come si faceva ad amministrare uno Stato. Perché lo Stato è un'azienda di erogazione che non addimira all'utile, perché lo Stato vive delle imposte e delle tasse che pagano i cittadini. Va bene. E poi, perché con quelle somme dovrebbe pensare a soddisfare tutti i bisogni della collettività. Quindi, cioè, che il privato non si sognerebbe mai di andare a ricercare. Viceversa, il cittadino invece privato, l'azienda, il libero cittadino, il privato, quello, diciamo, che sarebbe di destra, è quello invece che cerca la produttività sua e cerca di andare verso... Quindi io concludo e dico questo, che bisognerebbe ai cittadini fargli capire bene che cosa significa destra e cosa significa sinistra, e quando ci si allontana da sinistra e si va verso destra, cosa si cerca? Cosa si cerca in questo? Si cerca solo la libertà o si cerca anche diciamo, l'incremento della produttività e quindi l'incremento di quello che devono essere le imprese e le attività produttive?
grazie. Grazie a lei. Simone? Sì, se vuoi, per sì, no, vado fino a 5. No, effettivamente una domanda ce la posso fare, sì. No, non fai solo domande. Sì. No, la domanda è una considerazione, tutte le volte si parlava di libertà e verità, no? Siccome mi sembra che questa volta rispetto alla riunione di Milano non si sia parlato di connessione Mitrokhin, di difficoltà di comunicare i risultati della commissione e anche di tutti gli ostacoli poi oggettivi che ci sono stati anche sugli articoli pubblicati nella stampa recente e sconfessati poi grazie anche al lavoro di Paradisi, insomma, platealmente, dei quali insomma nessuno sa poi in realtà. Forse pensavo, ecco, che è una piccola parentesi su questa vicenda, tanto perché forse non tutti la conoscono, sarebbe opportuna per far capire fino a che punto ci può essere davvero importante questo concetto di verità se vissuto oggi proprio. Quindi la situazione stai spingendo a cercare. Quindi anche la situazione attuale di Scaramella, perché ora non se ne parla più. Scaramella sta male, è una situazione pessima. Ha degli attacchi di tachicardia molto violenti, è stato visitato dal cardiologo del CAR, un buon centro medico al carcere di Regina Coeli, io sono stato a trovarlo due volte. Un'altra volta è andato Lucio Malan, un'altra volta mi pare che è andato Cicchitto, mi sembra. Sì, e certo è un uomo disperato. Io poi ho visto il giorno che andai a trovare con Boris Vorodovsky, che è un collaboratore anche di Gordievsky, che era venuto per parlarci, siamo andati insieme, abbiamo incontrato, loro uscivano, noi entravamo, la madre e il padre di Scaramella, si parlano, mi lasciano un messaggio con una voce afflittissima. E a questo gli hanno dato, voi lo sapete, gli hanno dato questa lo hanno caricato anche di traffico d'armi sulla base del fatto che, avendo deciso che è inattendibile che ci fosse stata la preparazione di un attentato, ma avendo constatato che effettivamente due granate stavano chiuse in una bibbia che arrivava da un pulmino da Kiev, dunque se ne deduce che Scaramella in qualche modo ce l'ha ficcata. Allora, io tra l'altro mi trovo in una situazione molto sgradevole, perché martedì probabilmente andrò alla giunta delle autorizzazioni a procedere del Senato, che discuterà della richiesta della magistratura di usare le intercettazioni. Cosa alla quale io mi opporrò, ma non perché abbia nulla da nascondere, ma proprio perché non c'è nulla da nascondere, nel senso delle intercettazioni, per prima cosa, in violazione di ogni legge, sono state rese pubbliche con compimento di un delitto. E addirittura, pensate, quando la magistratura chiede a una Camera di poter usare delle intercettazioni, finora, fino al caso che riguarda Scaramella e me, mi pare abbastanza ovvio chi sia il bersaglio. Fino a quel momento la magistratura manda un documento in cui dice: si chiede di utilizzare le intercettazioni numero 415 del 23 aprile 2006, numero barra, eccetera.
caso la magistratura ha mandato, oggi ho ricevuto per raccomandata